parte piemontese del Lago Maggiore, e realizza intarsi in legno esclusivamente a mano e in un pezzo unico, a lavoro su commissione. Questo è il mio lavoro da una trentina d'anni quasi, e utilizzo delle impiallacciature di legni naturali. Come potete vedere, sono fogli molto sottili, di essenze diverse, quindi i colori che io utilizzo non sono prodotti ma sono frutto della natura, sono dei colori originali delle piante di cui io mi servo. Il lavoro per cui la mia tavolozza di colori si compone in base al numero dei legni che riesco a recuperare. Io utilizzo circa un centinaio, 120 tipi di legno diverso che provengono un po' da tutto il mondo, adattandomi anche alle difficoltà che comporta il taglio e la lavorazione di alcuni di questi legni. Alcuni legni sono estremamente duri, difficili da tagliare, fanno rompere le lame, e alcuni legni invece sono molto morbidi, inconsistenti, si fessurano facilmente. Però per avere a disposizione tanti colori ho accettato di avere questo tipo di difficoltà. Il mio strumento di lavoro principale è questo qua, è un taglierino, un tagliabasso normalissimo. Ci sono delle lame particolari perché sono lame odontoiatriche che hanno un buon compromesso tra durezza ed elasticità, e quindi permettono di fare anche dei percorsi non rettilinei, con curve anche molto strette, senza rompersi ma senza neanche perdere il filo troppo facilmente. Gli altri miei strumenti di lavoro sono molto pochi: una lente di ingrandimento, una pinzetta, dei rapidograf a china, quindi rimovibili nella misura in cui vengono usati sopra a degli scotch trasparenti, oppure dei pennarelli, dei micro pennarelli ad inchiostro indelebile, quando ho bisogno di lasciare un tratto permanente sul mio disegno. Il quadro viene prima disegnato, quindi se c'è una fotografia che faccio io, che recupero da una rivista, da un libro, parto da quel punto di partenza lì, nel caso di soggetti paesaggistici per esempio, mentre invece produco io una fotografia se si tratta di fare un ritratto di una persona, oppure in alcuni casi, come in quelli di questi quadri qua rappresentati in questo catalogo sui deserti, che è un tema che piace molto ultimamente, è addirittura il foglio di legno di fondo che mi suggerisce un ambiente in cui io posso inserire degli elementi che vado a pescare in contesti diversi, in fotografie diverse, insomma. Per cui diciamo che vado a cercare nella forma delle venature dei legni che ho a disposizione dei suggerimenti o degli ambienti già in parte rappresentati o suggeriti per arricchirli e creare un mio quadro. Insomma, mi piace pensare che queste immagini, questi ambienti siano già in qualche modo scritti dentro nelle venature della pianta e quindi raccontati dalla natura, e che io il mio compito sia quello di andarli a scoprire e quindi valorizzarli per metterli sotto gli occhi di tutti e renderli chiari a tutti, però aggiungendo quando posso anche pochi o pochissimi tasselli di legno. Ecco, altri strumenti di lavoro sono questi scotch trasparenti che servono per rinforzare i pezzetti di legno prima del taglio, perché ci sono molti tasselli nei miei quadri che sono microscopici, insomma, si parla di pochi millimetri di lunghezza, a volte con i legni di questo spessore che è meno comunque di un millimetro, un pezzetto di un millimetro per un millimetro spesso così rischia di frantumarsi, di diventare segatura, insomma, anche solo stando in mano. Per cui tutti i fogli prima di essere tagliati vengono preparati adeguatamente
rinforzandoli con questo scotch trasparente sul davanti e con dello scotch di carta da carrozziere di dietro. Così quando io taglio il tassello, lui viene trattenuto, i suoi frammenti vengono trattenuti da questi due nastri adesivi. Tutti i tasselli vengono ritagliati uno per uno, accostati insieme, tenuti insieme con dello scotch trasparente sul davanti, e quando il soggetto è ultimato, in questo caso potete vedere un segnalibro con uno spaccato di una barca a vela, quando il soggetto è completato viene levato lo scotch di carta che sta sulla parte posteriore del mio lavoro, in modo da liberare il legno alla spalmatura della colla. Poi viene incollato, questi oggetti piccoli li incollo con delle colle a contatto, quindi si mette il bostic di qui e di qua, poi si incolla e poi dopo vengono puliti, viene tolto tutto lo scotch trasparente sulla parte davanti, puliti con delle lame a controfilo e con delle carte abrasive, e poi lucidati come se fossero dei manufatti in legno di altro tipo, quindi con le cere o con vernici sintetiche. Nel caso dei quadri, di lavori più grandi, io utilizzo delle colle viniliche che sono un pochettino più performanti, nel senso che una volta asciutte è difficile rimuoverle, insomma. E quelle, oltretutto, essendo a base d'acqua, si impregnano un pochettino con il poro dei vari legni e quindi riescono a tenere insieme anche piccoli frammenti che in questi casi io rischio di perdere perché la colla a contatto non penetra nel poro. Per cui le colle viniliche vengono spalmate nello stesso modo e poi devono subire una grossa pressione per poter agire adeguatamente, prolungata per qualche ora ma anche per qualche giorno a seconda dell'umidità dell'ambiente e della temperatura. Una volta asciutta la colla vinilica, anche i pezzi incollati in quel modo vengono puliti nelle stesse modalità, prima con delle lame e poi con le carte vetrate. Le lucidature sono sempre le stesse come per i segnalibri, quindi o le cere o le vernici sintetiche. Io lavoro in questo campo da quasi 30 anni, dal 1986 ho iniziato un'attività professionale, mentre invece realizzo intarsi dal 78 come hobby. E ho lavorato prevalentemente su commissione, almeno i primi 10-15 anni di attività, e poi invece gradatamente ho cominciato a sentire anche di più l'urgenza di fare qualche cosa che piace a me, anche perché io trovavo dei legni che mi davano delle suggestioni, insomma, allora sentivo di doverle seguire. E quindi più grosso modo da una quindicina d'anni, una decina d'anni abbondante, realizzo anche pezzi per la vendita ma senza la commissione, quindi li preparo, poi li porto alle mostre come questa e li vendo in quei contesti lì. Mi occupo non solo di quadri come potete vedere, ma anche di oggettistica, per cui faccio delle scatole di diverse misure e forme, cofanetti, dei complementi d'arredo, la scrivania, dei tavoli, piani di tavoli o dei mobili veri e propri. Ne ho fatti molti meno, ma ho fatto anche quelle cose meno.